Benvenuti o bentornati a Nemo dice cose, io sono Nemo. Continuiamo la miniserie sulla descrizione e il commento delle missioni del nuovo Chapter Approved Leviathan. In particolare, continuiamo con la sezione dedicata alle regole delle missioni primarie vere e proprie, e andremo poi a commentare anche rispetto ai schieramenti e alle mission rule che abbiamo visto nell'episodio precedente. Iniziamo subito da Taken Hold, la versione, diciamo, di gioco più semplice, o comunque più in linea rispetto a a quello che eravamo abituati precedentemente. In questo caso faremo 5 punti vittoria per ogni segnalino obiettivo che controlliamo, fino a un massimo di 15. Nel quinto battle round, il giocatore secondo di turno, come al solito, fa i punti alla fine del turno piuttosto che alla fine della fase comando. Diciamo, questa è la condizione più standard del tipo di gioco che giustamente potete applicare alle vostre battaglie. Se state iniziando a provare questo pacchetto di missioni, chiaramente utilizzate questa condizione con Chilling Rain, la prima condizione Mission Rule, e chiaramente con Dawn of War in termini di schieramento. Andiamo avanti ed abbiamo Scorched Earth. Dal secondo turno, scusatemi, round di battaglia, nella fase di fuoco di ciascun giocatore, il giocatore di turno può selezionare un'unità della propria armata che non sia traumatizzata e sia eleggibile per sparare. Fino alla fine del turno questa unità non sarà più eleggibile per sparare o dichiarare una carica. All'inizio della successiva fase comando del giocatore che controlla l'unità, se questa unità si trova entro un pollice da un segnalino obiettivo, il giocatore che lo controlla può decidere di bruciarlo, ovvero rimuoverlo dal campo di battaglia. Questo qui, diciamo, è una condizione aggiuntiva che ci permette di ripulire il campo di battaglia dai segnalini obiettivo per avere meno segnalini a disposizione poi per eventualmente permettere al nemico di fare punti di primaria. Nel battle round che va dal secondo al quarto turno, alla fine di ogni fase comando, i giocatori fanno 5 punti vittoria per ogni segnalino che controllano, fino a un massimo di 15, esattamente come Taken Hold. Nel quinto battle round, stessa condizione: il giocatore che va secondo di turno fa i suoi punti alla fine del turno piuttosto che alla fine della comando. Alla fine della battaglia, ogni giocatore fa 5 punti vittoria se uno o più obiettivi nella terra di nessuno sono stati bruciati, e ne fa invece 10 se riesce a bruciare, ovvero a togliere dal campo di battaglia, il segnalino obiettivo nella zona di schieramento del proprio avversario. Molto interessante, molto forte, un po' più difficile da gestire chiaramente rispetto a questa qui, perché la condizione per rimuovere gli obiettivi dal campo di battaglia comunque necessita di un grandissimo lasso di tempo in cui l'unità eventualmente è esposta al nemico. Così come togliamo gli obiettivi al nostro nemico, chiaramente togliamo gli obiettivi a disposizione anche per le nostre unità, e la possibilità di fare punti aggiuntivi, diciamo che sostanzialmente è molto premiante nel caso riusciamo a bruciare l'obiettivo nella zona di schieramento dell'avversario. Diversamente, togliere uno o più obiettivi nella terra di nessuno ha una funzione più strategica, legata piuttosto alle missioni secondarie che eventualmente possono uscire di volta in volta a disposizione dei giocatori, o anche, perché no, e un giocatore decide di scegliere in particolare delle missioni secondarie fisse, ok? Diciamo che è un po' più difficile leggere il funzionamento di questo tipo di missione, questa condizione primaria, però
molto interessante, molto strategica, come vi ho detto, in relazione piuttosto alle missioni secondarie e non al compimento vero e proprio dei punti come missione primaria. Purge Defoe, questa qui è quella che va a simulare la battaglia con Kill Point, quella che era la missione 11 per i giocatori di nona edizione. Semplicemente alla fine del battle round ogni giocatore fa 4 punti vittoria se ha distrutto almeno un'unità nemica e fa 4 punti vittoria aggiuntivi se ha distrutto più unità nemiche rispetto alle unità amiche che ha perso. Per il resto, dal secondo al quarto battle round facciamo 4 punti vittoria se controlliamo uno più segnalino obiettivo e 4 punti vittoria se ne controlliamo più dell'avversario. Quinto battle round, solita storia, ma il giocatore secondo di turno fa i punti alla fine del turno piuttosto che alla fine della comando. Molto interessante, ho avuto modo di giocarla proprio ultimamente, molto aggressiva come missione. Se avete un esercito con un buon numero di unità, per buon numero di unità intendo numero superiore alle 13-15 unità, potrebbe essere un problema gestire questa missione, soprattutto per quanto riguarda, la condizione di punti vittoria fatti in ragione delle unità nemiche distrutte. Diversamente, il fatto di avere più unità dell'avversario tendenzialmente vi può servire per portare a casa più punti di missioni secondarie. La cosa in teoria si potrebbe bilanciare, però attenzione perché, come ben sappiamo, i punti che facciamo di missione primaria sono ben di più e in questo caso anche ben più facili rispetto a quelli che possiamo eventualmente fare con le missioni secondarie. Qui abbiamo un massimo ipotetico di 16 punti vittoria di primaria ogni battle round dal secondo al quinto sono veramente molti e pesano sicuramente sulla battaglia. Nella battaglia che ho potuto provare io sono pesati veramente in maniera pesante, quindi attenzione a cercare un giusto bilanciamento fra numero di pezzi in campo e numero di unità disponibili per fare poi le missioni secondarie, in relazione al fatto che eventualmente può uscirvi questa missione a kill point che nel caso vi svantaggia. Abbiamo poi Sites of Power, questa qui è simile alla Purge Defoe, ma invece di andare a incidere sul numero di unità nemiche distrutte, semplicemente facciamo più punti vittoria fino a un massimo di 15 se controlliamo un segnalino obiettivo e se abbiamo potenziato un sito di potere. Che cosa sono i siti di potere? Praticamente i segnalini obiettivo nella terra di nessuno sono considerati siti di potere. Se uno o più personaggi si trova nel range di questi segnalini obiettivo, ogni volta e per ogni turno successivo in cui si trova sullo stesso segnalino obiettivo, facciamo dei punti vittoria aggiuntivi, come qui ci fa il caso, se un giocatore controlla un segnalino obiettivo che aveva già potenziato, sostanzialmente fa 6 punti vittoria in questo turno. Quindi abbiamo queste due condizioni che si vanno a sommare per farci fare più facilmente punti vittoria. È vero che dobbiamo avere i personaggi stazionati o quantomeno nei pressi dei segnalini obiettivo per fare più punti vittoria. Però anche questa è una condizione molto interessante. Come al solito nel quinto battle round, il giocatore secondo di turno fa i suoi punti alla fine del turno. Interessante condizione e anche qui premia invece una buona presenza di personaggi in campo laddove tendenzialmente non se ne usano poi così tanti o almeno per come ho visto io se ne usano un numero relativo poi.
ai bonus all'abilità che è possibile dare alle unità aggregate. Il rituale, quando stiamo settando il campo di battaglia, rimuoviamo tutti i segnalini obiettivo nella terra di nessuno, a parte quello centrale. In ogni fase di fuoco, come al solito, un'unità non traumatizzata eleggibile per far fuoco della nostra armata può iniziare a fare, tra virgolette, questa azione. Diciamo che il corrispettivo delle azioni dell'edizione precedente è semplicemente legato alla possibilità di sparare e non essere traumatizzato. Fino alla fine del turno l'unità non è eleggibile per sparare o per dichiarare una carica. Alla fine del turno il giocatore che ha portato a termine questa azione può mettere sul campo di battaglia, nella terra di nessuno, un segnalino obiettivo interamente nella terra di nessuno e non va messo entro 6 pollici da un altro segnalino obiettivo, ma può essere messo a 9 pollici da un altro segnalino obiettivo già sul campo di battaglia, tale per cui la posizione dei segnalini obiettivo sul campo di battaglia si va a costruire in realtà tra il primo e il secondo turno, di modo che cambia un po' in termini di schieramento dei segnalini obiettivo il posizionamento dei stessi, che può essere più aggressivo se vogliamo mettere un segnalino obiettivo nei pressi del centro o vicino alla nostra zona di schieramento, eventualmente per avere un posizionamento del campo di gioco più difensivo. Molto interessante, anche questa bisogna prenderci decisamente la mano per capire come e quando piazzare i segnalini. Condizione particolare, facciamo i punti vittoria solo per i segnalini obiettivo nella terra di nessuno. Quindi tendenzialmente i giocatori già dal primo turno decideranno dove mettere i propri segnalini obiettivo, perché dal secondo battle round facciamo 5 punti vittoria per ogni segnalino nella terra di nessuno, per un massimo di 15 come al solito. Essenzialmente mai alcun punto per i segnalini nella nostra zona di schieramento. Questo rende la partita chiaramente molto aggressiva in termini di logica di gioco. I segnalini nelle zone di schieramento ovviamente rimangono validi per qualsiasi altro effetto e per tutta quella serie di missioni secondarie che insistono sui segnalini obiettivo presenti nella nostra zona di schieramento, nella zona di schieramento dell'avversario. È inutile dire che il combattimento in questo tipo di missione si svolgerà a quel punto piuttosto verso il centro del campo di battaglia, ok? E quindi è chiaro che una partita abbastanza aggressiva che insiste sul centro del campo di battaglia, come vi ho detto, poi dipende tantissimo dalla distribuzione degli altri segnalini. Come impostare la partita? Se vogliamo una partita comunque abbastanza difensiva, andremo a mettere il nostro segnalino in una posizione nascosta o comunque in una posizione facilmente difendibile. Se vogliamo una partita particolarmente aggressiva o vogliamo concentrare i nostri scontri sul centro del campo di battaglia, a quel punto piuttosto opteremo per mettere gli obiettivi spostati verso il centro, come al solito. Nel quinto battle round il giocatore secondo di turno fa i punti alla fine del turno, abbastanza classico. Priority target, in questo caso facciamo 5 punti obiettivo alla fine della fase comando per ogni segnalino obiettivo, massimo 15 punti per turno. In più, alla fine della battaglia facciamo 5 punti vittoria per ogni segnalino obiettivo che controlliamo. Quindi diciamo che qui la quantità di punti vittoria della missione primaria, oltre ad essere spalmata, diciamo, sul controllo campo durante la missione, possiamo permetterci delle manovre un po' più ardite o comunque degli scontri un po' più presenti sul campo di battaglia, perché eventualmente alla fine della battaglia vera e propria
avremo comunque modo di fare punti vittoria aggiuntivi per il controllo degli obiettivi, quindi al di là del quinto round di battaglia. Molto interessante anche questa condizione, e si sposa chiaramente anche qui con un modo di giocare probabilmente un po' più aggressivo e un po' più volto al wipe out, tecnicamente si dice, ad alzare dal campo di battaglia la maggior parte dell'unità del nemico. Visto che comunque abbiamo la possibilità poi, alla fine della battaglia, in conclusione della battaglia, di fare comunque punti di missione primaria. Possiamo, diciamo, giocarla in maniera un po' più aggressiva e non giocare completamente o in visione del controllo campo. Interessante anche questo. Supply drop in questa battaglia. All'inizio della battaglia i giocatori scelgono di semplicemente due obiettivi nella terra di nessuno. Il primo giocatore seleziona uno degli obiettivi come obiettivo alfa, il secondo giocatore sceglie un obiettivo come obiettivo omega. All'inizio del quarto battle round il segnalino obiettivo alfa viene rimosso dal campo di battaglia. All'inizio del quinto battle round il segnalino obiettivo non omega, ovvero l'altro che si trova nella terra di nessuno, viene rimosso, cosa che chiaramente in questo caso va a creare una penuria di obiettivi nella terra di nessuno e crea comunque uno squilibrio di controllo sul campo di battaglia. È molto importante in questo caso sapere quale obiettivo alfa e quale obiettivo omega mettere in descrizione, perché a quel punto causerà uno sbilanciamento nei turni avanzati di gioco, tale per cui rende interessante la partita per quanto riguarda anche qui il controllo campo. Facciamo finta che stiamo giocando un search and destroy. Un giocatore decide che l'alfa sia questo obiettivo qui, l'altro giocatore decide che l'omega sia l'obiettivo diametralmente opposto. Sappiamo che verso la fine della partita, visto che qui al centro non ci sono più obiettivi, lo scontro si terrà piuttosto portato sull'angolo dove si trova l'obiettivo Omega. Questa cosa chiaramente si applica a tutti i tipi di schieramento. Immaginatevi voi poi le condizioni, perché se l'Omega diventa quello centrale, lo scontro sarà molto più accanito. Se l'Alfa è quello centrale, lo scontro sarà molto più volto al controllo campo piuttosto che alla distruzione o comunque all'attrito vero e proprio fra le unità avversarie. Crea uno squilibrio di gioco molto interessante, una condizione di gioco molto divertente, soprattutto verso i turni finali, per capire come vengono poi ridisposti gli obiettivi. Chiaramente nel battle round 2 e 3, alla fine di ogni fase comando, i giocatori fanno 5 punti vittoria per ogni segnalino obiettivo che controllano nella terra di nessuno. Quindi attenzione, anche qui molto simile alla condizione rituale. Gli obiettivi nella nostra zona di schieramento tendenzialmente non contano. Alla fine del battle round facciamo scusatemi, nel battle round 4, alla fine della fase comando, facciamo invece 8 punti vittoria per ogni obiettivo nella terra di nessuno che controlliamo. Molto importante, nel quinto battle round chiaramente il giocatore primo di turno farà 15 punti vittoria alla fine della propria fase comando se controlla l'ultimo obiettivo, l'Omega, contenuto nella zona della terra di nessuno. Giocatore che ha secondo di turno alla fine del proprio turno farà a sua volta 15 punti vittoria. Molto importante anche qui la gestione e la visione di gioco in visione di quello che succederà nei turni successivi di gioco, nei round successivi al terzo. Deploy Servo Skulls, i segnalini obiettivi nella terra di nessuno sono servo teschi.
Alla fine del turno ogni segnalino obiettivo può essere mosso di 6 pollici in qualsiasi direzione dal giocatore che li controlla. Quando muoviamo questi segnalini, loro non possono essere mossi sopra ad altri segnalini obiettivo o modelli o all'interno di terreni intransitabili o elementi di terreno come muri e rovine, giustamente. Durante il battle round dal secondo al quinto, i giocatori fanno dei punti obiettivo per questi servoteschi, tra virgolette. In particolare faremo 2 punti vittoria se i servoteschi si trovano completamente entro 12 dalla zona di schieramento, dell'avversario. Facciamo 5 punti vittoria se i servoteschi si trovano completamente entro 6 nella zona di schieramento dell'avversario. Facciamo invece 8 punti vittoria se questi famosi servoteschi si trovano completamente nella zona di schieramento dell'avversario. Quindi, in base a quanto spostiamo gli obiettivi dalla terra di nessuno verso la zona di schieramento del nostro nemico, possiamo eventualmente fare più o meno punti, ok? E quindi anche qui si andrà a creare uno squilibrio o il solito movimento di tipo Yin e Yang. Sul campo di battaglia prendiamo sempre ad esempio Search and Destroy. Se il giocatore attaccante inizia a spostare questo segnalino verso la zona di schieramento dell'avversario, l'avversario a quel punto potrà scegliere di o riportarlo indietro, chiaramente se ne ha la possibilità, o eventualmente ignorare quel lato del campo di battaglia e portare avanti il suo segnalino alla sinistra, così da creare questo moto rotatorio sul campo di battaglia, o il contrario, è chiaro, in cui i due giocatori fondamentalmente spostano, cercano di spostare questi segnalini obiettivo il più vicino possibile alle zone di schieramento del proprio avversario. Anche qui partita abbastanza cruenta, partita abbastanza aggressiva. Queste condizioni per i punti vittoria non sono cumulative, scusatemi, per un massimo di 15 punti vittoria alla fine del turno per servoteschio. Molto importante anche questa condizione. Vai dal ground, ultima condizione delle missioni primarie. Se peschiamo Hidden Saplis, ovvero una condizione di missione, quella che ci fa mettere un segnalino obiettivo aggiuntivo, non possiamo selezionare questa condizione di primaria, il Vital Ground. Dopo che abbiamo settato il campo di battaglia, rimuoviamo il segnalino obiettivo nella terra di nessuno più vicino al centro del campo di battaglia. Interessante anche questa condizione perché va a creare uno squilibrio del tutto opposto alle altre partite, che diciamo tendenzialmente, dal mio punto di vista, crea invece una partita molto più conservativa delle altre e viene a quel punto giocata sul controllo delle aree rimanenti del campo di battaglia, non potendo, tra virgolette, non è vero che non si può, ma diciamo che lo scontro tendenzialmente non avverrà a quel punto al centro del campo di battaglia. È molto importante qui invece avere eventualmente unità veloci o modo di ridisporre i pezzi sul campo di battaglia per far fronte alle minacce o eventualmente tenere in sicurezza gli obiettivi. Alla fine del battle round dal secondo al quarto, alla fine di ogni fase comando, i giocatori fanno 2 punti vittoria per i segnalini obiettivo nella propria zona di schieramento, 5 punti vittoria per i segnalini obiettivo nella terra di nessuno e addirittura 6 punti vittoria per i segnalini obiettivo nella zona di schieramento del nostro avversario. Come al solito, il giocatore secondo di turno nel quinto battle round fa i suoi punti alla fine del turno. Questa qui chiaramente va a simulare un movimento sul campo di battaglia molto più tenue. Nella stragrande maggioranza del tempo faremo un totale di 7 punti vittoria. Iniziamo a prendere campo, a quel punto sarà difficile
prendere entrambi i segnalini nella terra di nessuno, probabilmente sarà più conveniente continuare ad avanzare e eventualmente sfondare e cercare di controllare il segnalino obiettivo nella zona di schieramento del nostro avversario, quindi sempre con un movimento circolare volto ad aggirare il grosso del nemico. Gli scontri al centro del campo in questo caso sarà più difficile farli perché a quel punto il controllo dei due segnalini obiettivi sulla terra di nessuno sarà più importante perché tendenzialmente il segnalino obiettivo nella zona di schieramento del nostro avversario sarà per forza di cose più difeso. È chiaro che a quel punto la maggior parte degli scontri saranno equamente distribuiti sulle due ali, sulle due zone laterali del campo di gioco. Anche questo interessante. Passiamo poi agli azzardi. Come funzionano gli azzardi? Iniziamo innanzitutto da questa cosa. Alla fine del terzo battle round, i due giocatori possono decidere di provare ad azzardare la loro missione primaria. Come funziona? Abbiamo quattro carte diverse, una che ci dice procedi come pianificato. Semplicemente, se scegliamo questa carta, ora vi spiego come si scelgono, continueremo a fare punti vittoria di missione primaria in base alla missione primaria che è stata scelta, selezionata durante la fase pre-partita. Diversamente, possiamo scegliere una delle altre tre condizioni, metterla coperta nella nostra zona di controllo, e a quel punto, alla fine del quinto turno, fare sostanzialmente 30 punti vittoria, scusatemi, tutti insieme in base a tre diverse condizioni. Queste condizioni chiaramente sono molto difficili, in particolare Delaying Tactics e Emergency Evacuation sono tendenzialmente molto 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 difficili da portare a termine in base al numero di unità che abbiamo, che il nostro nemico ha sul campo di battaglia. Vi posso dire da subito che nelle missioni che ho potuto giocare fino adesso il numero di unità sul campo di battaglia sono veramente esigue, veramente pochissime. È chiaro che queste condizioni siano tendenzialmente molto difficili da portare a termine perché ci danno 30 punti vittoria tutti in una volta. Chiaramente i punti vittoria di primaria che abbiamo fatto fino al terzo round di battaglia non vanno persi. Se vediamo che per qualche motivo non riusciremo ad avere più controllo sul campo di battaglia o le condizioni di missione primaria che sono uscite fuori per noi sono tendenzialmente un problema, possiamo pensare di giocare tenendo in mente poi questi azzardi che ci si presentano disponibili. Come selezioniamo le carte? Prendiamo la carta 2, 3, 4, ne scartiamo casualmente una, aggiungiamo poi la carta 1 che abbiamo messo da parte preventivamente e andiamo a scegliere una delle tre. In questo caso, come vi ho detto, se scegliamo la carta 1, tutto procede come pianificato, la riveliamo al nostro avversario e continuiamo la partita così com'è. Se scegliamo una delle altre tre fra le due a disposizione, la mettiamo coperta e il nostro avversario tendenzialmente non saprà quale sarà poi il nostro obiettivo finale. E avremo modo di fare questi 30 punti vittoria in diversi modi. Andiamo a leggere come. Delaying Tactics, il nostro Destruction Target, ovvero un valore, è uguale alla metà del numero di unità nemiche all'interno del range di ingaggio di una o più delle nostre unità dell'armata, arrotondata per eccesso, alla fine del quinto turno. Il valore target, destruction target, se è minore di 4, in questo caso viene incrementato a 4. Quindi qui ci salta subito agli occhi che il valore
il numero dell'unità del nostro avversario deve essere tendenzialmente abbastanza elevato o quantomeno maggiore di 4, perché un qualsiasi valore al di sotto di 4 sarà a quel punto un 4, comunque sia, e avere 4 unità alla fine del quinto turno ingaggiate comunque non è semplicissimo. Distract enemy unit, che cosa dobbiamo fare con questo valore di distraction target? Alla fine del quinto turno tiriamo un D6 per ogni unità nemica nella distanza di ingaggio di una o più unità della nostra armata, aggiungiamo una al risultato se queste unità sono traumatizzate e sottraiamo uno se una o più delle nostre unità amiche invece sono traumatizzate. Con un valore di 4 o più, con un tiro di 4 o più, l'unità nemica è stata con successo ritardata, ok? È stata distratta. Se il numero di unità nemiche che sono state distratte con successo è maggiore o uguale al valore di distrazione di questo azzardo, l'azzardo è stato portato a successo, a compimento con successo. E facciamo 30 punti vittoria. Come vedete, la condizione è veramente complessa, abbastanza casuale. Dipende moltissimo anche dal numero di unità amiche e nemiche sul campo di battaglia. Dipende in questo caso anche dal risultato dei combattimenti, perché come vedete, tutta questa cosa accade alla fine del quinto turno di gioco, del nostro quinto turno di gioco. Quindi potremmo avere una forza estremamente enorme e distruggere unità, oppure subire il contrattacco del nemico e non trovarci a quel punto più in distanza di ingaggio con le unità ne del nemico. Dobbiamo poi tirare un dado, dobbiamo fare un risultato di 4 più, dobbiamo superare un valore di 4 quantomeno per portare a casa i nostri 30 punti vittoria. Un valore di 4, se anche fosse, vuol dire che abbiamo ingaggiato 8 unità del nemico. Ci troviamo ancora in ingaggio di 8 unità del nemico perché devono essere tendenzialmente in campo. Almeno 4 unità nel quinto turno, ok? Il valore viene conteggiato subito per quanto riguarda delle unità del nemico, ma viene poi portato a termine a quel punto giustamente nel quinto turno. Semplicemente se non abbiamo abbastanza unità del nemico in campo, dovremmo probabilmente forzare più di una carica o trovarci nelle cariche di più unità contro una sola unità del nemico, e quindi anche qui potremmo eventualmente distruggere l'unità del nemico perché siamo obbligati a combattere. Tale per cui, come vi dicevo, portare poi a termine la possibilità anche solo di tirare il dado, perché abbiamo anche quest'altra condizione di insuccesso, è molto molto complesso. È vero che la ricompensa di 30 punti vittoria è golosissima. La possibilità di portare a termine tutta questa serie di condizioni anche con condizioni casuali per l'appunto è un vero azzardo. Ok? È chiaro che se vi trovate nelle condizioni tali per cui è veramente difficile o quasi impossibile per voi fare ulteriori punti di missione primaria o vi causa la perdita di numerose unità, andrete piuttosto a scegliere un azzardo perché, per quanto impossibile, a quel punto puntate sul tutto per tutto. Una partita già persa, giustamente, non ci dà problemi a dover azzardare un qualcosa in più per cercare di racimolare degli altri punti. Molto interessante, condizioni veramente difficili, vedremo poi, appena riuscirò eventualmente a giocarne una, vi faccio sapere come si comporta l'armata in questo senso. Altro azzardo, Orbital Strike Coordinate. Alla fine del quinto turno, se abbiamo una o più unità della nostra armata non traumatizzate completamente entro 9 dagli angoli del campo di battaglia,
che non sono nella nostra zona di schieramento, tiriamo 2 D6. Aggiungiamo un risultato per ogni angolo che controlliamo, escludendo chiaramente le unità scioccate, o in ingaggio delle unità nemiche. Se riusciamo a fare un valore, di 12 o più con questo lancio, abbiamo portato a casa 30 punti vittoria. Ok? Molto complesso. Il lancio è comunque un valore molto alto perché su 2 di 6 naturali dobbiamo fare un 12. È vero che la condizione è leggermente più semplice della precedente perché tutta in mano alle nostre unità. È vero anche che dobbiamo avere un numero sufficiente di unità alla fine della battaglia, alla fine del quinto turno di gioco, fondamentalmente, per poter avere qualche speranza di migliorare questo tiro, ok? Anche qui chiaramente stiamo parlando di azzardi. La ricompensa in termini di punti vittoria è enorme, 30 punti vittoria primaria sono veramente tantissimi. È chiaro che la condizione è molto complessa, in questo caso leggermente meno complessa di The Line Tactics, però prevede a questo punto un buon numero di unità da parte nostra, unità che devono arrivare fino al quinto turno di gioco, unità che eventualmente devono poi trovarsi negli angoli del campo di battaglia e che quindi necessita anche di un certo quantitativo di movimento di ridisposizione sul campo di battaglia. Una cosa che volevo leggere. Allora, se uno o più unità non sono battersciuccate e all'interno di 9 pollici dall'angolo, questa è la condizione per tirare i 2 D6, aggiungiamo uno per ogni angolo del campo di battaglia in cui abbiamo una o più unità, escludendo quelle scioccate, ok. Ah, ok, per poter fare il lancio dobbiamo avere un'unità in un angolo al di fuori della nostra zona di schieramento, ma poi aggiungiamo uno per ogni angolo controllato. Ok, l'abbiamo giocata in maniera leggermente scorretta l'unica volta che mi è capitato. Credo che cambiasse anche la partita, perché se non ricordo male, il mio avversario ha fatto un 9 su 12. E aveva eventualmente 2 o 3 angoli controllati. Ok, vabbè, comunque fra le tre disponibili, diciamo, è quella un po' più fattibile, quella un po' più controllabile. Molto interessante. Emergency Evacuation, in questo caso andiamo a controllare le nostre unità, il numero delle nostre unità sul campo di battaglia alla fine della battaglia, sempre arrotondate per eccesso. Includiamo in questo numero anche le unità imbarcate sui trasporti. Qui anche è alla fine, no, qui è semplicemente il numero di unità avversarie. Questo invece dipende dal numero delle nostre unità sul campo di battaglia. Questo valore che andiamo a creare è un valore di evacuation target, un obiettivo di evacuazione, e anche qui, se fosse inferiore a 4, viene portato quantomeno a 4. Alla fine del quinto turno di battaglia, tiriamo un D6 per ogni unità che si trova completamente entro 6 pollici dal centro del campo di battaglia, molto complesso, soprattutto perché lo spazio a disposizione in questo caso è comunque dipendente dal numero di modelli e di scenici che ci si trovano. Sottraiamo 1 se queste unità sono traumatizzate. Per ogni un risultato di 4 o più, quell'unità e le eventuali unità imbarcate sono evacuate dal campo di battaglia. Se il numero di unità evacuate in questo modo è maggiore o uguale all'evacuation target, ovvero al valore alla metà del numero delle nostre unità sul campo di battaglia alla fine della battaglia,
l'azzardo ha successo e anche qui portiamo a casa 30 punti vittoria, anche questa molto molto complessa nella realizzazione, ma anche qui, come vedete, numero di punti vittoria semplicemente sensazionale. Questa cosa degli azzardi in particolare, anche se sembra essere abbastanza casuale, se noi abbiamo paura delle condizioni primarie che ci mettono in svantaggio in qualche maniera, possiamo pensare sia alla lista che nel proseguo della battaglia di puntare subito a una determinata condizione di azzardo, tale per cui se poi effettivamente durante il corso della battaglia ci troviamo in difficoltà, alla fine del terzo battle round sappiamo eventualmente che cosa andarci a scegliere. È chiaro che se scegliamo Emergency Evacuation e subiamo la distruzione di tutte le unità, è chiaro che in questo caso non riusciamo a farla. Idem se distruggiamo tutte le unità del nemico, idem se non abbiamo unità o tendenzialmente abbastanza unità per migliorare il tiro di 12 su 2 di 6 nel caso di Orbital Strike Coordinates. Le condizioni degli azzardi sono chiaramente molto difficili perché servono a far recuperare a un giocatore tendenzialmente svantaggiato dalle condizioni di primaria questo gap, questa differenza in punti vittoria. È anche vero che probabilmente, ipotizzo, se vi trovate nella condizione di dover scegliere un azzardo, probabilmente sarà anche difficile a quel punto che riusciate a sopravanzare una predominanza del vostro avversario sul campo di battaglia. Nonostante questo, la possibilità eventualmente di recuperare in altra maniera punti vittoria di primaria, così da ridurre il gap, o eventualmente, perché no, vincere la partita, è comunque una possibilità molto interessante che, se riusciamo a giocarci sopra, ci permette anche in condizioni di controllo campo sfavorevole o di matchup sfavorevoli in generale, di fare punti vittoria in un'altra maniera, e quindi se proprio la devo perdere, dico io, comunque azzardo una qualche cosa. Molto interessante questa aggiunta, molto più difficile, molto meno controllabile anche delle missioni secondarie che andremo a vedere nella prossima puntata. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete già avuto modo di giocare a questo pacchetto di missioni, come vi state regolando per poter controllare le missioni secondarie ed avere abbastanza unità eventualmente per portare a termine anche questi azzardi, perché no? Fatemi sapere tutto nei commenti, se avete dubbi, chiedete pure, non c'è assolutamente problema. Vi ringrazio per le iscrizioni, vi ringrazio per i like, se siete arrivati a questo punto del video. Vi ringrazio io se mettete like al contenuto. Ci vediamo al prossimo contenuto video. Ciao ciao a tutti quanti e alla prossima.